Benvenuti, oggi vi parlo di Before Rains su Rai Play, una serie HBO Europa norvegese, tutta da scoprire e da non sottovalutare. Dai che andiamo! Se mi seguite da un po' saprete che di questo Before Rains ne avevo già accennato in un video della scorsa settimana, che potete recuperare perché contiene diversi suggerimenti interessanti di visione su Rai Play. In questo video però voglio entrare più in dettaglio di questa serie HBO Europa che mi ha sorpreso per qualità e idea di base. Come sempre state già vedendo le grafiche relative a questo mio canale e vi chiedo di seguirne le indicazioni perché oltre a farmi piacere è un sostegno semplice e diretto da parte vostra. Vorrei ora accennare alla trama iniziale per poter introdurre il resto. Siamo in una Oslo contemporanea in cui in una sera è di servizio il poliziotto Lars. Poco prima aveva comprato casa con sua moglie. Quella sera però recupera delle persone nella baia della città. Queste persone si scopre poco dopo provenire dal passato, esattamente da un periodo preistorico, nella stessa area norvegese però. Un breve stacco per farci capire che questi recuperi stanno avvenendo in tutto il mondo e che tecnici e scienziati stanno cercando di capire che stia succedendo. Quindi lo stacco definitivo avanti di diversi anni per far progredire la storia. Lars è diventato detective, ha divorziato, ha una figlia e al lavoro gli viene assegnata come compagna la prima trans temporale della polizia di Oslo. Non chiedetemi di pronunciare il suo nome, Alfinder, ok, facciamo Alfi e che non se ne parli più. Lei è una norrena, vissuta qualche centinaio di anni prima nella stessa area. Si vede anche una Oslo totalmente cambiata, in versione decadente, con tantissime contaminazioni culturali e possiamo proprio dire degradata. Questo mi permette subito di parlare dell'incredibile sforzo a livello di costumi e ambienti fatto dalle maestranze per rendere Oslo probabilmente meno pulita e molto più decadente di quello che è. Bellissimo il mercato d'epoca con tanto di botteghe nel passaggio pedonale dove i viaggiatori temporali ricostruiscono quello che erano le loro usanze culturali e poi è anche affascinante vedere camminare in giro persone con abiti e modi di diverse epoche. Una parte di me ne vorrebbe una versione italiana di questa serie, anche solo perché anziché avere solo 4 periodi storici principali, noi ne avremmo probabilmente una decina. Dicevo 4 periodi temporali diversi perché nella serie si vedono principalmente le popolazioni preistoriche, quelle norrene, quelle dell'Ottocento e quelle moderne. Chiaramente questa suddivisione ha un chiaro intento di parlare di accoglienza, dei migranti, del diverso e in tutta la serie c'è sempre questo scontro latente che però non sfocia quasi mai in una vera rabbia. Io vedo una logica in tutto questo, perché se tu puoi dire ad un immigrato della Siria che viene qui «Sì, ma tu non fai parte di questa cultura, te ne devi andare, non ti vogliamo», discorso ovviamente assolutamente razzista, in realtà non puoi dire nulla, letteralmente, ad un tuo antenato che fa parte della tua cultura. Insomma, una finezza che già basta per far apprezzare questa serie. Quanto detto a livello culturale riesce a riflettersi bene sullo schermo grazie allo spessore dei personaggi creati e a degli attori che mi sono piaciuti molto. Ovviamente anche il ritmo narrativo a cui HBO e la BBC ci hanno abituato in altre serie investigative sono fondamentali per mantenere vivo l'interesse dello spettatore. Il migliore sulla scena è proprio Nikolai Brock, l'investigatore Lars che con i suoi problemi familiari, quelli di droga e pure quelli sul lavoro lo rendono incredibilmente apprezzato dallo spettatore che si immedesima nei suoi conflitti interiori. Anche Krista, l'attrice che interpreta Alfi, è per me molto brava, visto come il suo personaggio muta tantissimo dalla prima scena in cui appare all'ultima della prima serie. Gli altri personaggi che ho apprezzato molto sono lo spacciatore preistorico vicino di casa di Lars, Urd, l'amica norrena di Alfi e infine Und, il capo norreno di Alfi e Urd. Tutti personaggi interessanti con belle sfaccettature.
Direi che è venuto il momento di approfondire meglio la trama per commentarla e quindi qualche spoiler è inevitabile. Nel caso, qui sotto il tag per saltare alle conclusioni finali. Questa è una serie investigativa e Lars e Alfie devono risolvere la morte di una viaggiatrice temporale che non era morta affogata, ma palesemente uccisa. Senza saperlo, però, i due si sono messi sulle tracce di un mistero non da poco che li porterà a scoprire prima un giro di prostituzione delle migranti temporali, poi la morte di un preistorico che gestiva quel traffico, una setta di antitecnologici che poi tanto antitecnologici non sono, fino ad arrivare a capire che qualcuno molto in alto sta insabbiando quell'omicidio perché magari quei wormhole temporali forse non sono così casuali come sembrerebbe. Insomma, una trama principale bella complessa ed interessante, con un ottimo sviluppo futuro. Ma la cosa apprezzabile in questa serie non si ferma lì, anzi sta probabilmente nelle trame secondarie. La prima sulla vita privata di Lars, l'uso di droga e la sua battaglia con la ex moglie, che regaleranno però anche lo strano rapporto di rispetto tra Lars e il nuovo marito della sua ex. C'è anche la vita privata di Alfie, che passa dai suoi problemi di integrazione culturale, ho riso troppo per la scena del muschio con le ali, ai suoi problemi con passate conoscenze di vita. Prima Urd, che deve affrontare una malattia terminale che vive come una situazione ingloriosa per una guerriera, e Und, il loro vecchio capo di cui entrambe erano invaghite, che ora fa il delivery man e che viene coinvolto in una campagna di denigrazione temporale. In conclusione, questa Before Ends è una serie molto completa e con più livelli narrativi, che non annoia e che anzi apre potenzialmente un intero filone di fantastoria televisiva per raccontare l'attualità. Ringrazio la community di Fantascientificast e le sue anime pie che mi hanno segnalato questa serie presente a catalogo Rai Play. Voi ricordatevi il mi piace, di iscrivervi al canale attivando la campanellina, commentate e condividete questo video senza dimenticarvi la possibilità di farmi una donazione. Se vi interessano poi recensioni micro, il mio Instagram è pieno di valutazioni rapide di quello che vedo. Usatelo come fonte di ispirazione. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!